primo giorno del Consiglio regionale è naturalmente un primo approccio, perché oggi si insedierà soltanto il parlamentino lucano, poi si procederà con l'elezione dell'ufficio di presidenza più in là. Quali sono le sue sensazioni in questo momento? Beh, sicuramente oggi si avverte un grosso senso di responsabilità. La Basilicata ha bisogno di tante risposte e in un momento come questo, dove la transizione energetica e il cambiamento climatico hanno cambiato tutto il sistema produttivo, il mondo del lavoro, sicuramente c'è bisogno di tante responsabilità e tanto lavoro. Io penso che la continuità di questo governo sicuramente già nel secondo semestre 2024 darà i primi risultati tanto attesi dalla comunità.